Sanità, come sarà il nuovo piano regionale 2024-2026? Il dibattito in aula. Festival, presentazione di Santa Fiora e musica. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il sindaco Federico Balocchi e l'assessore alla cultura Serena Balducci del comune di Santa Fiora. Eventi dal 19 al 21 luglio, il festival Incanta Borgo a Sinalunga. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Mazzeo e la consigliera regionale Elena Rosignoli. Dopo l'informativa degli assessori Bezzini e Spinelli, il piano sanitario e sociale integrato regionale per gli anni 2024-2026 è stato protagonista di un ampio dibattito. L'assessore alla sanità Simone Bezzini ha illustrato l'informativa della giunta regionale in aula e successivamente ha spiegato che è in corso di elaborazione una bozza di piano, che si aprirà un percorso di approfondimento e che l'atto sarà sottoposto al Consiglio regionale. Sentiamo le parole dell'assessore Bezzini. L'atto ovviamente è molto corposo, diciamo, e tenderà anche a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi in termini di contenuti. Primo obiettivo, bisogna provare a costruire un nuovo equilibrio tra bisogni di salute, quantità e qualità dei servizi e sostenibilità. Questo è un obiettivo fondamentale perché i bisogni della popolazione crescono, pensiamo ai bisogni della popolazione anziana che sta crescendo ed esprime una domanda di prestazioni sempre più rilevante e le risorse purtroppo sono scarse, mi verrebbe da dire troppo scarse, il governo e il Parlamento dovrebbero finanziare di più il sistema sanitario del nostro paese. Però c'è un compito anche nostro che è quello di costruire un nuovo equilibrio che garantisca qualità e sostenibilità. Secondo aspetto, quello che in gergo viene definito approccio One Health, in sostanza le politiche per tutelare e promuovere della salute non sono solo politiche sanitarie, sono anche politiche ambientali, politiche urbanistiche, politiche sociali, politiche economiche. Il diritto alla salute diventa un elemento trasversale a tutti i settori di programmazione, perché se si fa così si aumenta il livello di prevenzione delle patologie, si migliora la sanità degli individui e si ovviamente garantisce anche la sostenibilità del sistema. Terzo elemento, il cuore programmatico. Dobbiamo arrivare a realizzare entro giugno 2026 il nuovo modello di assistenza territoriale. Sapete che ci sono cantieri aperti per case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali che stanno entrando in funzione proprio in queste settimane. C'è un grande investimento nelle tecnologie digitali. Tutto questo ora ha bisogno di un modello organizzativo che le faccia funzionare in modo coordinato, integrato e continuativo. E adesso il commento da parte del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Ma io ritengo che il piano sociosanitario che abbiamo presentato oggi in aula sia qualcosa di profondamente innovativo e che dà conto di un sistema sanitario della Toscana che indubbiamente con le sue criticità, con la necessità di implementare i servizi, di ridurre le liste d'attesa, con politiche specifiche forti, di riuscire a superare la crisi dei pronti soccorsi su cui tutto si addensa, ma è profondamente innovativo e guarda a una sanità sempre più vocata al territorio, quindi le 77 realtà delle case di comunità, il fatto che le case di comunità diventino veri e propri presidi sanitari, direi quasi dei mini ospedali, dove concentrare i medici di famiglia e quindi riportare il medico di famiglia non a essere qualcuno a cui si dà il colpo di telefono perché c'è una situazione di emergenza e non si trova risposta, ma invece le case di comunità come luogo fisico dove non trovi il tuo medico, trovi chi lo sostituisce, perché ve ne sono almeno 4 o 5 che svolgono una loro funzione per i loro pazienti. Case di comunità, ospedali di comunità per le lunghe degenze, politiche di prevenzione e tutto questo attraverso una visione che porta la sanità toscana, viene confermata anche dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza che verranno presentati dal Ministero nei prossimi giorni, è sul podio, ovvero fra le prime 3 regioni
per qualità e indicazioni. Certo, sulle liste d'attesa noi svolgeremo un'azione specifica molto forte e molto decisa, proprio perché vogliamo che possano essere ridotti i disagi ai cittadini. Sentiamo adesso il commento di Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere di Italia Viva. Da parte nostra due elementi cardine sui quali abbiamo voluto agire. Da una parte la massima attenzione alla prevenzione, solamente con la prevenzione si possono anticipare della conoscenza di alcune malattie che in molti casi possono diventare mortali o invalidanti, e nello stesso tempo una prevenzione diffusa nei territori e soprattutto con un sistema nuovo di organizzazione che vogliamo declinare, lo declineremo quando approveremo il piano sanitario. Dall'altro campo una massima attenzione, riteniamo che sia arrivato il momento, sulla salute mentale, una questione troppe volte sottovalutata che lascia in molti casi psichiatri sul territorio soli, senza un livello di integrazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con dei centri di assistenza che devono essere potenziati, con un sistema che fa rete dove le istituzioni, il sistema dei servizi sociali, la psichiatria del territorio, con l'ausilio anche di attività di carattere e supporto sociale, debbano essere potenziate, integrate, servono dei dipartimenti autonomi che abbiano la capacità di riorganizzare un sistema. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi ha chiesto alla Giunta quando si prevede di avere il sistema a regime e come si intenda risolvere il problema della carenza di personale medici, mentre nelle strutture private ci sono. Noi siamo molto contenti della teoria, perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale, ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. E un altro aspetto importante è l'aspetto della comunicazione. A nostro avviso non viene evidenziato come la popolazione sarà informata del nuovo modello organizzativo, ma riteniamo importante che la comunicazione sia fatta in modo chiaro, proprio perché questo nuovo modello presuppone un funzionamento all'unisono della macchina. Non ci può essere una parte che non fa quello che deve fare, perché altrimenti tutto si incepperà. E spero appunto che la Giunta raccolga queste indicazioni. Per il consigliere regionale del gruppo misto Merito e Lealtà Andrea Ulmi, questa informativa serve a prendere tempo mentre si redige un piano sanitario, evidentemente in ritardo e che probabilmente non vedrà luce in questa legislatura. Di tutte le 60-70 pagine, quello che sono, ci sono tanti esercizi di stile senza nessuna praticità di come risolvere quelle che sono dei problemi esiziali a carico del tessuto nevralgico della società, cioè quindi i cittadini. Non si dice come verranno risolte le liste d'attesa, non si dice come verrà riempita le case di comunità. L'unica cosa interessante è una valutazione dell'OCSE su quattro ipotesi per poter dare soldi o comunque razionalizzare soldi in sanità. La prima e la seconda, cioè quella di aumentare la spesa sanitaria nell'ambito di un aumento generale delle spese, ma è praticamente improponibile, perché anche la proposta di legge di Elly Schlein, che riprende un po' quella della Toscana, è un errore proprio matematico, perché loro parlavano di 4 miliardi all'anno per 5 anni, in realtà il PIL aumenta e quindi quei 20 miliardi non coprivano il fabbisogno tale da poter portare al 7,5% del PIL la spesa sanitaria. La seconda è, a parità di spesa sanitaria,
aumentare le spese a parità di spesa generale, aumentare le spese sanitarie, quindi a carico di cosa lo facciamo? Forse della scuola, forse delle pensioni, forse delle infrastrutture? Voglio vedere chi è che si permette di fare una cosa di questo genere. Dai banchi della Lega ha preso la parola il consigliere Massimiliano Riccardo Baldini, che ha parlato di un tema importante e molto tecnico e di tante questioni da approfondire. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'informativa al solito si cerca di scaricare sul governo quella che è una sorta di carenza di risorse alla sanità. In realtà la Regione Toscana le risorse le spende male e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. E guardate che il fallimento della riforma sanitaria voluta dalla Regione Toscana è dimostrata dal fatto che era nata per risparmiare risorse ed è terminata con l'addizionale IRPEF della fine del 2023. E mi pare che ci sia invece una certa attenzione al proliferare degli enti, al proliferare delle poltrone, ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai revisori dei conti, ai consigli di amministrazione. Su quello non si risparmiano energie. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, ha voluto invece sottolineare che la dimostrazione della significativa assenza di un governo della sanità nella regione sia che la discussione del piano sanitario e sociale integrato inizi praticamente alla fine della legislatura. Parlarne alla fine dimostra chiaramente un'assenza di programmazione che Giunta e assessorato hanno avuto. Noi dobbiamo dare una governance differente, non è pensabile che in sanità faccia carriera soltanto chi ha la tessera giusta, chi ha i rapporti giusti. Dobbiamo fare più merito, dobbiamo moltiplicare i centri dove vengono elargite prestazioni sanitarie e diminuire i centri di potere. La sinistra in Toscana ha fatto l'esatto contrario, ha moltiplicato i primari e ha diminuito i centri dove vengono date prestazioni sanitarie. Insomma, la sanità che va completamente riformata. Noi, dopo il dibattito di oggi, abbiamo la consapevolezza, la certezza che la stagione di governo della sinistra in Toscana si è conclusa, perché oggi da parte della maggioranza, da parte dell'assessorato, non è uscita una sola idea su come si pensa di governare i prossimi anni un ambito così sensibile e strategico come quello della sanità. Quindi noi come centrodestra, come Fratelli d'Italia, dobbiamo aumentare la nostra responsabilità, dobbiamo aumentare il nostro impegno per proporre ai cittadini toscani un nuovo governo della Regione Toscana, a partire da un nuovo governo della sanità toscana rispetto a quella che ci è stata offerta in questi anni da parte della sinistra e da parte del Partito Democratico. Infine il commento da parte di Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia. Una sanità toscana che, voglio ricordare, è stata oggetto di un intervento importante con l'aumento dell'IRPEF. È una sanità toscana che ancora oggi presenta oggettive difficoltà, ma credo che non sia solamente, diciamo, sotto gli occhi nostri, dei consiglieri regionali, ma soprattutto sotto gli occhi dei cittadini, che sono molto spesso costretti, ad esempio, a situazioni ancora di disagio, non solo sulle liste d'attesa, ma pensiamo anche allo stato dei pronti soccorsi toscani. Quindi quello che sarebbe, diciamo, piaciuto avere come opposizione è soprattutto una idea seria, concreta, non solo di quello che si vuole fare e degli interventi effettivi e non solo enunciazioni di principio, ma soprattutto quello che oggi è un monitoraggio serio su quello che è stato fatto e su ciò che invece si vorrà fare. Naturalmente questo, aggiungo, è anche un piano che non solo, come ho detto, arriva in fretta e furia, ma è un piano che addirittura la Giunta voleva prorogare semplicemente, senza invece tenere conto di quello che è oggi una situazione seria sul campo della sanità, a cominciare dal fatto che abbiamo vissuto nel 2020 una pandemia e naturalmente noi non possiamo continuare a parametrare quella che è la nostra idea di sanità, quella che è, diciamo, l'idea di sanità della Giunta, su una situazione statica. Torna il Festival Internazionale Santa Fiora in Musica, che andrà in scena da venerdì 19 luglio a sabato 31 agosto, portando per oltre un mese concerti e musica nel comune e in provincia di Grosseto. Tutti i dettagli della 25esima edizione sono stati presentati nella conferenza stampa che si è svolta al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Sentiamo le parole del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.
Sono davvero felice di poter ospitare Santa Fiore in Musica in Consiglio regionale. 25 edizioni che danno il segno della qualità di questa rassegna che dal 15 di luglio al 31 di agosto renderà uno dei borghi amatini più belli della nostra regione un palco a cielo aperto, luogo di incontro, luogo di socialità. Investire in musica, investire in cultura vuol dire investire in libertà e ogni iniziativa di questo genere deve avere la voce più alta possibile. A noi il compito di far conoscere questo evento ed è un modo anche per andare a conoscere, a visitare durante l'estate uno dei borghi più belli della nostra regione. E adesso sentiamo le parole del sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e l'assessore alla cultura Serena Balducci. Quest'anno facciamo questo 25esimo Festival Internazionale Santa Fiora in Musica, quindi torna la grande musica, grandi nomi, negli scorci e nelle parti più belle del nostro comune di Santa Fiora, del borgo storico di Santa Fiora, si va dalla musica classica alla musica contemporanea, al tango, veramente abbiamo quindi una musica per tutti i gusti per festeggiare questo 25esimo festival, quindi grandi collaborazioni con orchestre, con la scuola di musica di Fiesole da quest'anno, quindi un tocco di internazionalità, di musica d'autore nel paese di Santa Fiora, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Allora, si inizia sicuramente con l'importante collaborazione con la scuola di musica di Fiesole, con l'orchestra giovanile, che faranno due concerti il 19 e 20 luglio, oltre ad uno stage di preparazione. Poi si continua con il 27 luglio con Paolo Fresu e Petra Magoni, con un omaggio a David Bowie. Nel mese di agosto, invece, il 13 agosto con l'Hyperion Tango. Quindi 27 agosto con Peppe Servillo e Fabrizio Bosso. E adesso le parole della presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura, Roberta Pieri. C'è tanto entusiasmo, tanta bella gente e veramente la possibilità di portare cultura gratis e di questo livello da 25 anni in questo borgo è una cosa bellissima. Quest'anno abbiamo il ritorno di grandi artisti, di grandi personalità che in questi anni hanno raggiunto i migliori palchi sul panorama italiano e internazionale. E poi abbiamo la possibilità di far tornare da docenti anche coloro che un tempo sono stati allievi dei nostri masterclass. Questo ci fa veramente onore, ci rende orgogliosi e è una bella proposta anche per le nuove generazioni. Vedere come in un piccolo paese come Santa Fiora si possa respirare così tanta cultura, così tanta vivacità e anche tanta bellezza. Torna Incanta Borgo dal 19 al 21 luglio, rassegna di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici che si sviluppa nello scenario offerto dal borgo medioevale di Sinalunga. La conferenza stampa di presentazione si è svolta al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, con gli interventi del presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, della consigliera regionale Elena Rosignoli, del sindaco di Sinalunga Edo Zacchei, dell'assessore alla cultura e alla promozione del territorio Gianni Bagnoli. Dal 2016 si svolge Incanta Borgo, Festival delle Arti di Strada, rassegna a ingresso gratuito di spettacoli itineranti, musicali, teatrali e artistici. Il festival presenta eventi di livello internazionale, lo spettacolo di fuoco Flame Circus, fontane danzanti, magie di luce, acrobazie su bici e calcio freestyle Big Freestyle Show, la Marching Band, Miwa Cartoon Band, l'energia, i colori e i ritmi del Brasile con Brasil Carioca Dance e accresceranno l'incanto del festival anche performance musicali di danza e di ginnastica ritmica. Un momento di festa che rende per tre giorni Sinalunga un luogo magico, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, dove poter incontrare l'arte di strada e vivere insieme momenti di grande socialità.
un momento di festa non soltanto per i più piccini, dal 19 al 21 di luglio in Cantaborgo, rende davvero Sinalunga un luogo unico, un luogo magico, un luogo speciale dove potersi incontrare, poter vivere l'arte di strada, poter costruire insieme momenti di grande socialità, un modo per visitare anche uno dei borghi più belli della nostra regione, un modo per aprirsi e per fare in modo che il turismo della nostra regione non sia solo nei grandi centri urbani, ma possa andare anche nelle aree più interne, quelle che hanno bisogno di una voce più forte, la voce della regione. Una manifestazione unica per il nostro territorio, ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli. Beh sì, Sinalunga si contraddistingue in questo periodo dell'anno per l'Incantaborgo, che è una manifestazione nel nostro territorio inusuale, proprio perché offre spettacoli che non si vedono abitualmente. Ecco, quindi questo è anche l'invito che facciamo, perché gli artisti di strada comunque riescono ad emozionare in maniera particolare, essendo uno spettacolo improvvisato, anche se dietro c'è molto lavoro, nel contesto del centro storico. Insieme agli spettacoli, la possibilità di visitare il borgo di Sinalunga, che è un bellissimo borgo medievale che apre le porte sia alle chiese, al teatro, a tutte le stanze etrusche, a tutte le attrazioni che ha a livello culturale, ed è la possibilità di conoscere un luogo che però è ambientato in un contesto che non è usuale, quindi è assolutamente diverso ma piacevole, che richiama tanti persone, ma non solo. La cosa bella, come accade nelle comunità più piccole, è il coinvolgimento delle associazioni, oltre 200 persone che collaborano per la realizzazione dell'evento. Ecco, e questo dà proprio il senso della comunità per la realizzazione di uno spettacolo culturale bello, itinerante e che offre un qualcosa di diverso. Un festival che nel mese di luglio accompagna la vita della nostra città con presenze locali e nazionali, ha detto il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. Oramai radicata nel territorio, siamo entusiasti di riproporla ancora una volta, perché poi oltre ai cittadini che ce lo chiedono, è diventata una manifestazione di risonanza, diciamo, regionale e anche interregionale, quindi richiama persone, migliaia di persone, insomma, anche dalle regioni vicine, insomma. È una manifestazione che ha i suoi fondamenti su quello che è l'arte degli artisti di strada, quindi facciamo parte di questa organizzazione, insomma, e quindi ci fa piacere ospitare nel nostro borgo, insomma, degli spettacoli importanti, diversi dai classici spettacoli e dalle classiche manifestazioni. Quindi nel fine settimana, il 20 e il 21 di luglio prossimo, questo mese qui, insomma, quindi potremo andare a Sinalunga dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, insomma, il paese e il borgo si colorerà, insomma, di luci, immagini, spettacoli, fuochi, insomma, tutto quello che rende magica anche l'atmosfera, insomma, delle serate estive. Alla base del nostro programma e dei nostri spettacoli ci sono i quattro elementi della natura: acqua, fuoco, terra e aria, ha detto l'assessore alla cultura Gianni Bagnoli. Diciamo che alla base di tutto c'è stato il concetto dei quattro elementi, quindi terra, aria, acqua, fuoco. Infatti gli spettacoli degli artisti professionisti che vedremo il 19 e 20 e 21, che poi sono tre giorni, il 19 ci sarà un'apertura con un concerto, quindi che darà il là, dove saranno presenti anche gli amici delle nostre città gemellate di Ais Champagne e di Dorking, che faranno sia un momento di presentazione insieme a noi che degli spettacoli con danze popolari dei loro territori. Come dicevo, quattro elementi della natura, perché il 20 e il 21 i professionisti proporranno degli spettacoli di fuoco, spettacoli di acqua, però saranno immersi nel nostro territorio, quindi la terra, respireranno il profumo delle nostre zone, quindi il turismo deve godere di questa manifestazione come le persone del posto, ma anche non più solo le persone del posto, perché il carattere di questa manifestazione è diventato sia regionale che oltre regionale. Ci sono state anche tantissime prenotazioni arrivate dall'estero. E gli spettacoli sono di ogni tipo di modalità,
pensabile, perché sono spettacoli per i bambini, spettacoli per i più grandi, e poi ci sono tante associazioni del territorio che collaborano con noi, sia per l'organizzazione dello street food, sia anche per alcuni momenti di presentazione delle loro associazioni, con dei numeri fatti sia dai ragazzi. Questo qui appunto per rendere unito tutte le fasce d'età del nostro territorio.